in Serbia ci aspetteranno delle partite veramente difficili, però ecco, insomma, quello che mi piacerebbe vedere è, naturalmente non è mai facile riproporre qualcosa, però mi piacerebbe proprio vedere l'entusiasmo di giocare insieme e l'entusiasmo di manifestare la nostra capacità, perché poi comunque quando ci hanno visto giocare quest'estate dicevano: beh, allora anche in Italia sanno giocare, ecco, e soprattutto anche la gioia di rappresentare l'Italia della pallamanistica femminile, perché secondo me è un mondo che vale la pena di far crescere, perché ci sono tante ragazze di talento e questa squadra ne è piena, anche il Cassano è piena di talento, e quindi è un peccato che non riusciamo a dire la nostra anche a livello internazionale. Ecco, le ragazze si sono qualificate meritate sul campo questa opportunità e andremo a giocare un girone complicato, però insomma ce la giochiamo. Quali sono le nostre chance di passare questo turno? Prima di tutto voglio dire che è l'ora che l'Italia giochi queste partite, perché se giochiamo sempre con quelle più scarse non abbiamo linea di progressione, no? Le speranze di passare il turno sono, diciamo, oggettivamente non altissime, perché abbiamo di fronte squadre di altissimo lignaggio nel ranking, ma in realtà noi soggettivamente invece pensiamo di potercela giocare con tutte. È chiaro che Serbia, Croazia e Spagna fanno parte di un'elite pallamanistica che noi non abbiamo mai raggiunto, anche se la Spagna l'abbiamo battuta con il 2002-2003 due anni fa. E poi c'è Isole Faroe, che è una squadra che sta molto crescendo, perché fanno una grande attività in Danimarca, sono tutte ragazze che giocano praticamente in un campus sempre, tutto l'anno. Abbiamo grande voglia di confrontarci e penso che possiamo giocare con tutte queste squadre sperando di vincere. Ecco, tu sei il direttore tecnico di tutte le nostre nazionali, quindi un discorso anche un po' più ampio sulla crescita generale del nostro movimento sta avendo in questi ultimi anni. Allora, diciamo che il movimento italiano secondo me sta producendo giocatrici che possono nei prossimi anni darci molte soddisfazioni. Abbiamo due ordini di problemi, perché noi non possiamo scontrarci direttamente da una prequalificazione con la Bulgaria, poi incontriamo le campionesse olimpiche e allora ci sembra di essere indietro, ma non è così, perché le ragazze stanno crescendo. Il campionato non è un campionato con tantissime squadre che hanno grandissime potenzialità, però almeno sei squadre secondo me possono aspirare a giocare una buona pallamano, e la stanno giocando, il campionato è interessante. E dobbiamo aspettare un pochettino, avere un po' di pazienza e cercare di prenderci quegli spazi che fino adesso non abbiamo avuto. Dobbiamo giocare di più a livello internazionale, sia con i club che con la nazionale, ma queste ragazze hanno un potenziale alto. Siamo molto contente di essere tornate ad allenarci tutte insieme, e già dai primi raduni un po' di anni fa, ma soprattutto dal raduno in Kosovo, si è creato un bellissimo gruppo, e infatti speriamo di dimostrare in queste partite di essere una squadra sia dentro che fuori dal campo. Ecco, vi siete meritate, vincendo i campionati europei l'anno scorso, questa opportunità di giocarvi l'accesso ai mondiali, quindi come affrontate questo girone di qualificazione che sappiamo essere duro, però insomma una speranza ce l'abbiamo. Siamo veramente contente, soprattutto per il risultato, ma anche emozionate. Abbiamo una carica di adrenalina, perché avere la possibilità di poter andare al mondiale è una bellissima esperienza, e speriamo di poter scendere in campo e dimostrare che anche l'Italia può mostrare una bella palla a mano. Giovanissima Giulia, però ti hanno già affidato il compito di essere il capitano di questa squadra. Come vivi questa emozione e questo ruolo? E essere il capitano della nazionale è un grande onore, ma c'è anche tanta responsabilità. Io spero di dimostrare e comportarmi al meglio ed essere anche un punto di riferimento per le mie compagne.